Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, ma contro un Nereto retrocesso già da tempo, il Fano ha pensato bene di complicarsi la vita e prima della goleada per il 5-1 finale c'è stato qualche patema che un po' tutti avrebbero voluto risparmiarsi. Tuttavia in questo momento più che mai contano solo ed esclusivamente i punti. I Granata dovevano vincere ed hanno vinto, dando ossigeno ad una classifica ancora estremamente precaria, ma che concede anche spazio all'ottimismo. Catalano fa turnover in vista del turno infrasettimanale, fuori Licaciu, Scoppa, Carcalis e Casolla, dentro Herrera e la mossa si rivela vincente perché il panamense, fuori da 5 partite, sblocca la partita dopo appena 20 secondi appoggiando in rete un assist al bacio di Tortori che chiedeva solo di essere spinto in fondo al sacco. Subito dopo Varriale sguscia tra un nugolo di avversari, prova il sinistro che si perde alto sopra la traversa. Sembrerebbe tutto facile, ma in realtà non è così. Gli abruzzesi di Mister Del Grosso non sono rassegnati al loro destino, scritto peraltro da tempo. Malfetta si mette in luce sulla sinistra, sterza, scarica un destro sul quale è reattivo Zafestas che respinge. Ancora gli ospiti in evidenza, su questo traversone di pedalino cicca la conclusione Balducci che si dispera. Poco dopo telefonata di Sant'Angelo su punizione che non crea problemi all'estremo dell'Alma. Il Nereto insiste, c'è una conclusione da fuori al volo di Falsetta che non trova lo specchio della porta. Dagli e dagli, il pareggio arriva, 37esimo pedalino pesca in area Boito, la sua conclusione non è un granché ma tanto basta per ingannare il portiere e raggiungere l'1-1. Ruggisce il Fano che ad inizio ripresa si lancia all'attacco, è clamorosa la chance per Vavassori che calcia al lato smarcato da Zanolla, palla che termina sul fondo. Al quarto, per fortuna dei padroni di casa, non sbaglia, al contrario Herrera, il più lesto sulla respinta di Diglio sul fendente di Tortori. Il nuovo vantaggio dà slancio all'Alma che segna il 3-1 all'ottavo con Broso di testa su corner di Herrera. La partita è definitivamente in ghiaccio ed il Fano respira, quindi non succede più nulla sino al 35esimo quando Varriale scappa in sgasata e trafigge Diglio. Al 38esimo e 41esimo Broso fallisce incredibilmente la cinquina che Zanni invece centra al 48esimo su invito di Serges. Termina in gloria come doveva essere, ma testa già al Fiuggi mercoledì prossimo, esame davvero fondamentale per il futuro dell'Alma.